Salve ragazziani, rieccoci con un nuovo video. E come detto sulla pagina ufficiale di Facebook targata Legacy Games, oggi presenteremo il sistema resistenza. E visto che nella versione precedente i player erano liberi di fare salti e correre quanto volevano, ho deciso di fare questa piccola restrizione per rendere un po' più roleplay stare in città. E soprattutto stare attenti a non correre sempre, a non saltare sempre. E ci sarà anche un'implementazione con il sistema palestra, perché se vi allenate, la vostra resistenza magari non scenderà subito e potete correre di più, saltare di più e fare di più i bimbi minchia. Ne approfitto per mostrarvi un nuovo mapping che ho realizzato insieme all'utente Greg Parker. E niente, questo mapping sarà un monumento per Legacy, perché se ci avviciniamo a questo monumento, qui ci sarà scritta la storia di Legacy, che potete leggere che leggerete in text group. Per adesso non c'è, perché è stata un'idea che ci è venuta oggi. Quindi, quando entrerete in server, potete leggere questa storia con il comando leggi storia, non so se si legge nel video. Comunque, non so se si legge anche questa scritta che è stata incisa sul monumento, con il logo San Andreas, e sotto c'è scritto legacygames.it. Penso si veda nel video. Voglio farvi vedere anche il mapping che c'è dietro. Allora, qui ci metteremo un bot, sempre se ci entra, e comunque daremo la possibilità ai player di cambiare skin più velocemente. Ovviamente saranno quelle skin un po' più non molto eleganti, le skin principali, diciamo, e senza andare sempre al binco. Quindi avrete due possibilità di cambiarvi, di cambiare skin quando volete. Poi saranno i telefoni qui e una piccola piazzetta per parlare, fare quello che vi pare. Ritorniamo al sistema e quest'oggi ve ne presento due. Il primo è appunto questo resistenza, che è questo resistenza che all'interno presenta anche un anti-bunny hop, che sarebbe saltare a vuoto, perché c'è gente che corre e salta, e nel nostro server è vietato, perché comunque non è roleplay che tu vai, che ne so, vai in un punto della città e ci vai saltando. Il sistema parte solamente quando siamo in corsa, quindi se io sto correndo così e premo la barra per correre, la nostra barra sotto a sinistra appare, come potete vedere. Adesso sfreniamo un po' il nostro player. Come potete vedere, per adesso si scarica subito la barra perché è in beta. Ecco qua, una volta che si scarica, il nostro player si fermerà un po' per riposarsi. Ho evitato di frizzare del tutto il player perché non mi piace bloccare l'azione del tutto. Diciamo, se c'è un inseguimento, che io sto scappando, per dirvi, se io sto scappando e per esempio lascio il tasto corsa adesso, mi riposo per meno tempo, perché diciamo che la barra non è del tutto finita, e non blocco del tutto l'azione perché potete anche saltare. Nel senso, se io corro e sfreno il player, vi faccio vedere. Adesso lo sfreniamo. Faccio riposare il player e quando si riprende, però, gli do la possibilità di saltare, ma lo faccio cadere, come potete vedere. Quindi, quando la resistenza, diciamo, è bassa, dovrete attendere un po' prima di fare di nuovo, per iniziare di nuovo a saltare. Poi c'è anche il sistema che blocca il flow dal salto e alla corsa. Quindi, se io adesso inizio a floddare per correre, il nostro player, come potete vedere, si blocca. È come se è sempre stanco. Lo stesso vale per il tasto corsa, se io floddo.
Vedete? E niente, il sistema è questo qui. Dove cazzo sto andando? Troppo scuro qua. E volevo presentarvi anche un'altra cosa, che è il sistema lascia armi, lascia cibo, roba del genere. Però voglio mostrarvelo in un nuovo mapping che ho realizzato. Allora, ragazziani, rieccoci con il video. E niente, siamo nell'appartamento che vi ho detto. Ne volevo approfittare di farvi vedere questo sistema per di lasciare le armi, cibo e roba del genere. Per farvi vedere anche questo mapping. E a dirvi la verità, era il mapping che volevo settare per il primo spawn. Però mi è sembrato un po' eccessivo, perché mi è piaciuto come è venuto. Mi è piaciuto e quindi l'ho reso un appartamento in vendita. Vi faccio vedere subito il sistema. E il sistema. Allora, il sistema vi lascio da soli per farvelo vedere. E quindi io vi saluto qui. Non voglio svelarvi troppo sul sistema perché è un sistema un po' particolare. Il menu è un po' grande da spiegare. La cosa che vi dico è che le armi che lasciate presenteranno una 3D, presenteranno una 3D così da notarle anche se sono nascoste sotto un mobile, se le poggiate su un remix, che ne so, tipo qua sopra, su questo armadietto, e roba del genere. Quindi vi lascio al video e niente, vi saluto, spero che vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Allora, eccomi la 3D, dove vi dice raccogli arma per raccoglierla, adesso lo faccio. Raccogli arma e prende l'arma che abbiamo lasciato, che può essere lasciata sia da voi sia da altri player. E niente, vi saluto, ci sentiamo alla prossima, ciao ragazzi. Il sistema non è un problema. I pupparoni, banana, mannaggia, proprio visto, proprio a Davani, proprio oggi a Davani, su scemo. Mi sembra. Ehi, babbonia. Un monumento a Legacy. Infatti. Se. Ma che ci facciamo alloccare?